Dottor Tempi, Mr. Ma desidera incontrarla. Si liberi degli oggetti in metallo. Sì? Sono Tempi. Chiamavo per il condizionatore. Novità? Mr. Ma ha firmato l'autorizzazione per ripararlo? La stavo per chiamare. Mr. Ma desidera vederla. Vada ai telefoni. Non fra un giorno, non fra un'ora, non un minuto. Adesso! Dopo il successo della prima edizione torna a Marcort il festival estivo dei cortometraggi. Due serate, l'8 e il 9 agosto, per gustare tanti cortometraggi inediti sulla spiaggia di Marina Centro di Rimini. La giuria, composta da artisti esperti ed operatori del settore spettacolo audiovisivo, deciderà i 12 cortometraggi finalisti per la sezione Marcort e gli 8 cortometraggi finalisti per la sezione Gradisca. Per noi Provincia di Rimini è importante appoggiare un'iniziativa come questa, che è giunta alla sua seconda edizione, annovera anche attori importanti, è successo nell'edizione 2008 e sarà così anche in quella 2009, ed è un supporto ad un'iniziativa culturale importante che vorremmo consolidare nel corso degli anni. E mi lasci dire, anche sforando un attimo dal tema in oggetto, che sul binomio turismo e cultura nei prossimi anni la provincia di Rimini vuole fare molto di più di quello che si è fatto fino ad ora, quindi tutte quelle iniziative con le quali facciamo conoscere il nome di Rimini anche a livello internazionale saranno da noi sempre supportate, a partire da quella che è stata presentata oggi e che supporteremo anche sicuramente nei prossimi anni. Io ho avuto occasione, naturalmente come giurato, di visionare questi film e devo dire che la qualità, quantomeno dei preselezionati dalla direzione dei festival, perché come sapete a questi concorsi arriva una valanga di opere, alcune sono belle, alcune meno belle, ma diciamo la selezione finale sulla quale dobbiamo decidere i vincitori, il vincitore, che sono 12 opere, sono tutte di grandissima qualità. È di grandissima qualità e confesso che per quanto mi riguarda, e immagino per quanto riguarderà la giuria, non sarà facile scegliere il migliore, perché vorrei sottolineare due cose. Il cortometraggio che, vabbè, come è noto non passa nelle sale commerciali e dovrebbe, ma adesso non è questo il tema che dobbiamo affrontare, soprattutto ha regole e forme sue proprie di linguaggio. Allora, per fare un cortometraggio ci vuole un'idea e un modo tecnico di realizzarlo, uno stile. Una cifra in cui l'autore si presenta e rappresenta le cose che vuol dire. Io devo dire che in questi 12 film, in particolare alcuni di più, alcuni meno, c'è proprio un'idea vera di cortometraggio, ovvero sia di comunicazione per parole e immagini, cioè cinema, molto sintetico, molto pregnante, molto capace, e questa in fondo la funzione del corto, con regole sue, di raccontare una storia breve allo spettatore.